Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come si cura la condizione di apnea centrale del sonno. La condizione di apnea centrale del sonno è un disturbo del sonno in cui la respirazione si interrompe ripetutamente durante la notte a causa di una mancanza di sforzo respiratorio da parte del paziente. Questo differisce dall'apnea ostruttiva del sonno, in cui la respirazione è ostacolata da una chiusura fisica delle vie aeree. La gestione e il trattamento dell'apnea centrale del sonno possono essere complessi e richiedono una valutazione da parte di un medico specializzato in medicina del sonno. Di seguito sono elencate alcune opzioni di trattamento che possono essere considerate. Terapia con pressione positiva continua nelle vie aeree, CPAP. Questo è uno dei trattamenti più comuni per l'apnea centrale del sonno. Un dispositivo CPAP fornisce una pressione d'aria costante attraverso un tubo e una maschera per mantenere le vie aeree aperte durante il sonno. Bilevel positive airway pressure, BPAP. Questa terapia offre una pressione positiva differenziata durante l'inspirazione e l'espirazione, il che può essere utile per alcune persone con apnea centrale. Adattatori di ventilazione. In alcuni casi, possono essere utilizzati dispositivi che misurano il livello di ossigeno e il livello di anidride carbonica nel sangue e regolano automaticamente la ventilazione in base a questi parametri. Terapie posizionali. Alcune persone con apnea centrale possono beneficiare dal dormire in posizioni specifiche per migliorare la respirazione. Farmaci. In alcune situazioni, il medico può prescrivere farmaci come l'acetazolamide per stimolare la ventilazione o altri farmaci per il controllo dei sintomi. Trattamento della causa sottostante. Se l'apnea centrale è causata da una condizione medica sottostante, come insufficienza cardiaca con gestizia, può essere necessario trattare la condizione di base. Assistenza ventilatoria. In casi gravi, in cui la ventilazione è compromessa in modo significativo, può essere necessaria l'assistenza ventilatoria attraverso una macchina respiratoria. È importante sottoporsi a una valutazione approfondita da parte di uno specialista del sonno o di un pneumologo per determinare la causa sottostante dell'apnea centrale e pianificare il trattamento più adatto. La terapia varierà da persona a persona, a seconda della gravità della condizione e delle cause sottostanti. La conformità al trattamento e il follow-up regolare con il medico sono fondamentali per il controllo dell'apnea centrale del sonno. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.